Benvenuti a una nuova puntata di Formula One di Tolkien, F1 di Talk, perché siamo italici. Uh, in attesa che arrivi Andrea che si sta prendendo giustamente i suoi tempi da buon uh, festeggiatore di compleanni, sono qua in compagnia di Simone Bergamaschi e Valerio Lanzillo. Ciao ragazzi. Ciao. No. Ciao. Eccoci qua. All allora Puntata a tema, ovviamente campionato dimenticato. Loro sono due rappresentanti del Correggetemi se sbaglio, Desperados Karting Team, giusto? Perfetto. Ecco che è una. Che è que, che questa scuderia, si può dire, di kart um, che è nata nella galassia, nella galassia Wii Race, ma che raccoglie. Più di due piloti, no? In quanti siete ora più o più meno nel DKT? Il numero diciamo un po' variabile, siamo quattro titolari a cui si unisce spesso il fratello minore di Bergamaschi, e okay. in più abbiamo reclutato un paio di vincitori delle Spartan di Modena con, contro cui ci siamo confrontati in passato che ora ci vengono a dare una mano durante le gare di 4 e 7 ore. Ah, allora fate del cart mercato, no? prendete i migliori. Ma come è nata l'idea del di capatti? Da chi è nata? Qual è stata il, la scintilla? Ma, eh, il nome è nato puramente per caso alla prima gara quando io e Simone Durante ci siamo iscritti come singoli ok e, era, la prima gara quando? Scon... prima gara è stata ottobre 2022 ok eravamo okay. quattro sconosciuti ancora Bergamaschi non c'era e così parlando dopo la gara finita tra l'altro al terzo posto è uscito fuori il discorso. Siamo quattro disperati che si sono presentati qui a fare podio e da lì è nata l'idea di creare un team in cui all'inizio eravamo solamente io e Durante, e man mano abbiamo reclutato i rivali come bergamaschi che ci davano paga in pista. E tu Simo come sei stato reclutato allora? <ride> no, io tra l'altro in quella gara di cui parlava c'ero. ero con un altro team, un team di individuali e in quella gara ho conosciuto Mattia che è poi l'altro ragazzo che forma con noi il team eravamo per caso in squadra insieme e da lì ci siamo dati diciamo, il compito di fare una gara insieme più tardi, più avanti e eh, io sono entrato nel team verso aprile mi sembra di quest'anno quando avevamo già iniziato a fare qualche gara, avevamo fatto la Spartan a Modena, la prima, quella di marzo, e mi hanno contattato Vale e Simone, mi hanno chiesto di, di entrare. E poi io ho portato Mattia, e così insomma abbiamo formato il team. E a maggio abbiamo iniziato a correre. Belli. Tutto, dunque, maggio 2023. Maggio sì. 2023. Ecco, a maggio 2023, il FATO ha lasciato sulla nostra strada anche il primo incontro tra eh, il campionato dimenticato e il, diciamo, neonato di KT, perché ancora era un'idea iniziale, e vado a prendere il momento in cui si è cominciato a incontrare no, con, con noi. Ecco qua, questo que, que, que è stato il messaggio che Valerio scrisse a noi in, in privato sul, al, della Formula 1 dimenticata a fronte della richiesta di Due posti liberi per il team Andrea Moda a Torino. Uh, si sono uniti lui e un altro ragazzo che è Simone Bianchi che uh, intervisteremo in, in una prossima diretta per fare parte del, uh, dell'Andrea Moda che avrà il corso con, io, uh, con uh, Matteo Nervo, Lucio Fauceglia, che salutiamo, ciao Lucio, Valerio e questo Simone. Raccontaci... Mentre io intanto ti sparo un'altra slide di, di, que, di questa prima esperienza nel tuo campionato, Vale. Dai, dicci. Intanto appunto il messaggio è partito proprio perché vi seguivo già su YouTube e su Instagram e quando si è presentata l'occasione non ci ho pensato due volte. Ho detto io ci provo. Se c'è un posto libero è la volta buona che... È. Che li conosco dal vivo dopo averli visto in video un sacco di volte e anche l'occasione per partecipare a un qualcosa di diverso su una pista che non conoscevo ed è, ed è stata una grandissima esperienza perché con simone e lucio ad esempio ci sentiamo quotidianamente su whatsapp da quella gara lì è nato un rapporto che va avanti ancora ancora oggi eh sì eh sì. e Tra, eh, tra l'altro, gara, forse tra le più vicine del, del campionato, perché, di fatto, ehm, Poppersuccar e, e Andrea Moda so, sono arrivate a veramente pochi secondi di, di, di distacco dopo due, due ore di gara. No? È stata la gara 1 dell'evento dell di Torino, è stata molto bella. Insomma, raccontaci qualcosa in più. Che, eh, che gara è stata, che, che gara è stata per te, sì. questo questa prima Intanto esperienza è partita subito in maniera difficilissima perché pista mai vista, condizioni misto, bagnato asciutto dopo il diluvio della notte, quindi c'era anche un pochino d'ansia di non far fare brutta figura all'Andrea Moda, mm. poi, invece, nelle prove libere abbiamo fatto subito il miglior tempo. In qualifica, Sfortuna ha voluto. Di trovare un impeding che ci ha rovinato il giro, ma poi la gara è stata spettacolare. Simone, che era la sua prima esperienza, ha girato subito su tempi vicini a quelli dei migliori. Io ho fatto un ottimo stint che ci ha permesso al Pit all'ultimo Pit di schierare Lucio in prima posizione. E poi quella safety car. Eccola qui, tra l'altro. Sì, sì, si, sì. ved si vede un po' a scatti. Però, c'era effettivamente stata una, una safety car, intanto qui c'è una cheat nel video che ha veramente avvicinato tanto il, 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 il uh, Plotone di avvicinati alla Copersucar che poi avrebbe vinto. Ma mi, mi ricordo chiaramente le parole di, mm. uh, di Nicolò Gio Ammirati, che, che diceva che loro hanno vinto solamente per. Maggiore, maggiore esperienza perché, perché comunque era davvero che l'Andrea la, Mod in quel momento, era la più veloce i, i, uh, in pista con Lucio. No, vale. Tanto, qui vediamo alcune parti di questa sfida intensissima. Lucio, Lucio, prima della safety, stava allungando. Grazie a quei due o tre decimi al giro in più che aveva nel piede, poi alla ripartenza dalla safety, ha pagato un po' l'inesperienza contro un pilota che invece di esperienza ha dimostrato di averne tanta si è lasciato un po' tra virgolette fregare lasciando una mezza porta aperta e quando dietro hai dei piloti di livello vieni punito però sì. è stato bello per per i complimenti ricevuti dalla Copa il Sucar dopo la gara e dal rapporto che si è venuto a creare, perché quando perdi una gara a 5-6 giri dalla fine è facile che l'avversario ti rimanga magari un pelo antipatico sportivamente. Sì, certo. Invece, da lì è nato un rapporto che poi è proseguito anche nelle gare successive. E A proposito di gare successive, passiamo a Simone. Perché nella gara successiva, gara di casa, ehm, Valerio e Simone con Mattia e l'altro Simone si sono uniti per la prima uscita di campionato del DKT. E forse anche se vi chiedo, la prima uscita competitiva, uff diciamo ufficiale, o è stata la seconda, tipo la terza? Vale, ti sei mutato. Vale, sei mutato. Io? No, Simone è mutato. No, uh, Simo, Simo, scusa, Simo, sei mutato. Okay. Prova a parlare? Mi sentite adesso? Sì, ti sentiamo. Ok. Sì. No, dicevo che sì, sarà stata non più della terza, quarta gara al massimo, perché poi con tutto quello che era successo a maggio un paio di gare erano saltate, quindi sì. non avevamo fatto tante gare prima di quella di Modena. Ecco, Comentino. e allora, insomma, gara di casa. I Hopes, per una gara comunque con tanti competitor interessanti, ricordo la speed oltre alla Calla Copersucar e alla Osella, che abbiamo già avuto ospiti, ma cosa arriva? Arriva questo. Arriva al primo posto. Simo, eh, raccontaci un po' questa gara, dai. Sì, sì, Mentre arrivo. intanto... Ah no, non ancora, non ancora. Sembrava che si fosse connesso Andrea. Dai, dai, vai, vai, vai pure. No, beh, è stata una gran bella gara perché poi siamo partiti dalla pole. E... Solita qualifica a giro secco, quindi sempre difficile. Tra l'altro non avevamo un kart velocissimo, abbiamo dovuto fare una partenza bella studiata, pensata anche prima della gara per tenere la prima posizione, e... ma era stato comunque molto difficile allungare nel primo stint. Intanto vedo che è arrivato Andrea. Sì, buongiorno, arriva buongiorno, buongiorno. Buongiorno, ah, buongiorno. Buon compleanno, eh, comunque. Grazie, grazie. E, insomma, poi vabbè, io ho fatto il mio primo stint, c'era stata anche una safety, se non ricordo male, sono rientrato, sì. però poi anche gli altri ragazzi sono riusciti un po' ad allungare e abbiamo allungato anche grazie all'ultima safety a qualcosa come 5 giri dalla fine, con, con Vale nell'ultimo stint a prendere la, la prima bandiera a scacchi del team. Eh sì, ehm, eh, chiedo ad Andrea che si è appena connesso, che ricordi hai di quella gara modenese, della prima vittoria del DKT barra eh, Forti Corse? Dipende da quale, da quale <ride> parte della gara ti riferisci, perché io ricordo, no, delle, no. ricordo delle tensioni nel paddock ma non riguardavano il DKT per cui... <ride> Insomma, è stata, secondo me, una vittoria abbastanza perentoria. Non, al, era stata... non alla pari di... Vai Ander, vai, era vai. stata una bella vittoria, eh, perché comunque la, la gara er era una gara non così facile da interpretare, perché il circuito non si capiva... Cioè, alcuni riuscivano ad adattarsi bene, altri meno. Tipo la Copersucar non ha mai trovato una quadra, poi in gara sì, ma hanno avuto dei problemi, per cui ci sono... Era un circuito che premiava alcuni e eh, penalizzava, tra virgolette, altri. Per cui era, non era stata una, una brutta gara. Forse di, di tutte quelle del campionato dimenticato, forse è stata la, la gara con meno tensione per la vittoria, forse l'ultima ancora meno in realtà. Però era, era stata una, una gara abbastanza divertente. Sì, um, io lo dicevo anche per essere stata la prima gara, che, anzi la terza gara, la prima gara di campionato in assoluto per i DKT, è stata una gara vinta con grande autorevolezza. Non come la Osella in gara 2 a Torino, che ha fatto Grand Chelem senza che nessuno potesse dire alcunché, però una gara in cui da cui poi... In avanti a Modena ah, avete quasi sempre vinto, no? No vale. Esattamente. Ecco. F1 dimenticata è stata la gara che ci ha sbloccato. La dopo scintina. una serie infinita di podi, sempre terzo, secondo, terzo, secondo. Dopo quella vittoria ne abbiamo inanellate altre sei consecutive, chiudendo la stagione, imbattuti da quella data a Modena. Pazzesco. Pazzesco ovviamente sempre per, per, per quanto riguarda We Race, che, che ricordiamo è l'organizzazione con il quale facciamo il, il campionato dimenticato e se volete saperne di più… Confermata anche semplicemente... per il prossimo anno, diciamo. Anche esatto, questo. esatto. Cercate semplicemente We Race su Google e troverete un mondo per mettervi in gioco. Allora, io non trovo al momento un, un, una foto di Aprilia, Ecco, Ma su certo. aprile no, ti, 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 ti giuro. Allora, se vuoi, se vuoi temporeggiare un attimo, Andrea, se vuoi chiedere beh. qualcosa a Simone e Valerio, fai pure. Io intanto cerco beh, io chiedo, penso che Valerio sia uno di, degli, dei concorrenti del campionato dimenticato, Ho tolto forse Simone Bianchi, che si è fatto più chilometri in assoluto, per quest'anno, concorrenti singoli, parlo, eh, perché poi le squadre che hanno fatto tutto il campionato ci sono state. Però. Tu ti sei fatto un sacco di viaggi, come per esempio fi fino a Torino, co come hai passato il tempo viaggiando? Perché a un certo punto mi non ce l'avrei più fatta stare in macchina. Stando ecco, cosa assurda, ecco perché, tra l'altro, il signor Lanzillo, che è Valerio si è fatto tutte e due le gare, la seconda da spettatore, facendosi chilometri, perché lui tu sei delle parti di Livorno. E, si, e, per que, e per questo si è anche vinto il premio fan. Eh? Dunque, piccola parentesi: dove Rosa? Due è giusto. Vai, vai, vale. Eh, diciamo che sono abbastanza abituato a viaggiare perché prima, prima Descartes, facevo altri tipi di gare correndo a piedi invece che seduto su quattro ruote. Quindi ero sempre obbligato a spostarmi 3, 4, 5 ore di macchina per raggiungere le varie gare. Quindi per questo sono abituato, però ora che siamo a fine stagione, dopo tutte queste gare, comincio ad accusare il corpo. Se prima facevo avanti e indietro senza problemi, ora spesso la notte rimango a dormire fuori perché <ride> comincia a essere oh, bollito, no. come si dice da queste parti. Eh, sì, effettivamente sì ad, ora passiamo ad apriglia e c'è una foto che secondo me, che secondo me sarà be è bellissima da vedere che buon simone sulla collina una foto clamorosa allora voglio il background di quella foto perché di lì allora, a parte che io questa foto non l'ho mai vista comunque no è perché io ovviamente Lì ad Aprilia non c'ero mai stato, in realtà l'idea è stata Vale che si è iscritto ad Aprilia e io che a un certo punto ho detto, ma sarebbe bello andare a provare la pista anche là. Dopo aver fatto la... quella che per me era stata la prima tappa del campionato a Modena, ho provato a venire anche ad Aprilia. E lì ad Aprilia c'è una collina, che è questa, da cui si vede la pista, perché è proprio sulla pista e da qui si vedono un po' tutte le traiettorie, quindi... che si vedono anche le capre, tra l'altro. Esatto, e quindi... <ride> Insomma, da lì io cercavo di capire qualcosa dagli altri, capire un po' come fare le linee, quali fossero le linee, perché Vale mi aveva anticipato qualcosa, ma insomma, è sempre difficile senza vederlo. E tra l'altro ho imparato anche abbastanza bene, perché poi prove libere ho fatto il miglior tempo, quindi... Eh sì. Ha, ha funzionato. Io, a proposito, ho anche una foto subito dopo le prove libere quando oh, subito, Bergamaschi ragazzi. al terzo giro ha fatto subito il miglior tempo e ci sono letteralmente io che gli vado a dire fai schifo fai letteralmente <ride> schifo si sì, presenta sì, no, dal poi... nulla Beh. senza prove, primo sì, no, così. Perché sui carta d'apriglia comunque non, non c'è la dashboard adesso non lo so, all'epoca non c'era e quindi io non avevo idea dei tempi che stavo facendo Se fosse solo che mi ero trovato bene in quei pochi giri ma non ne avevo idea quindi sono sceso dal carro, sono andato a chiedere alla Vale <ride> come fosse andata e lui subito mi fa fai veramente schifo bene <ride> beh il circuito di Aprilia era un circuito molto particolare perché strettino, tortuoso con pochi punti di sorpasso come vi siete trovati in gara? ah vale vai te perché la mia gara non è durata molto io... eh, la tua ah, gara già. è stata particolare sì è vero no io personalmente mi sono trovata abbastanza bene è una guida completamente diversa da, eh, da tutte le altre gare del campionato dimenticato perché pista molto tortuosa sì. caratterizzata da gomme soft che ti danno un sì. ritmo all'anteriore incredibile quindi devi adattare la guida devi cercare di entrare in maniera un po' più precisa perché se porti troppa velocità senti proprio il kart che si pianta da quanta aderenza c'è però una volta trovato il modo giusto di guidare ho ottenuto degli ottimissimi tempi ho recuperato anche sì. qualcosina sui nostri amici della Copersucar che ho visto connettersi un attimo fa sì, l'unico problema gente, è che un saluto un saluto a ah. piacere quindi in... Eh, da, tra l'altro devo, devo fare anche intanto auguri di nuovo, auguri grazie, per, per grazie, Andre grazie. e ringraziamo anche, che non si sa perché non sono apparsi i messaggi in chat. Eh, ringraziamo Simone Durante, Andrea Berga, che sarà il fratello di Simone. Lollo Rov per il follow. Grazie ragazzi, grazie eh, mille, grazie. Um, Es, allora la scelta si sì, ehm, apriglia e ri, rivendicatamente l'unico circuito, io, io dico rivendicatamente perché il proprietario ne va molto fiero, che usa delle gomme ultra soft per correre. <ride> e vi assicuro che ehm, è un'esperienza. Quelle rosa, che... ve le ricordate in Formula 1 quella la striscia esatto. rosa? Esatto ho visto del, mar del marbling che, pe che, che pensavo che sui kart non avrei mai visto ovvero proprio quella um, è come se avessi dei frammenti sulle gomme no? eh, le, le ultra soft eh, insomma da pilota perché voi eh, rispetto a noi l'avete guidato meglio una gomma molto morbida con molto grip o meglio rinunciare a un po' di grip con una gomma un po' più dura uno, uno alla volta. Vai, Berga, a te l'onore. Sei di nuovo mutato. Si è di nuovo mutato. mutato. Sì, 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 sì. Bo, non, so, non so perché mi si muta, vabbè, no. Comunque <ride> dicevo, più c'è grip, più è bello da guidare. Su quello direi che ci sono pochi dubbi. Cioè, quindi eh, certo, sì. Secondo me è divertente. Sicuramente è la pista dove si è sentito di più in assoluto. Eh, sopra, anche per le sconnessioni quanto il kart può saltellare se non esci bene e quanto si scaldano le gomme essendo così morbide e si sentiva dopo un po' che il grip scendeva perché le gomme si scaldavano cosa che non è scontata in tutte le altre piste certo, certo, vale? io preferisco invece un kart che di un pochino più rispetto alle super soft sinceramente mm. Forse per, no. eh, per il tipo di guida all'inizio ho fatto un po' più fatica rispetto a Bergamaschi, poi alla fine ti adatti perché comunque a forza di girare con tutte le gare che abbiamo fatto quest'anno un minimo di esperienza ce la siamo fatta. Però se dovessi scegliere preferisco gomme un po' più dure. Ok, vedi, sono le... Le opposte, le opposte opinioni. Tra, tra l'altro, per, per, per rispondere a buon Pietro San considera che comunque questi cartographi okay, gi, uh, girano a X, allora in meno. Ma per tutta la gara con gomme ultrasoft è proprio un modo diverso per uh, di, di guidare. Tra l'altro, c'è tra ehm, l'altro le super soft pagavamo carissima l'inesperienza in qualifica per il buon ammirati Copersuca tra l'altro vale per quella gara mi ricordo che tu avevi mh, ri ricoperto il ruolo anche un po' di decano di tutor del team coloni che era stato il team per cui hai corso che cosa ti ricordi di quel ruolo e di quel team della gara di Aprilia eravamo sicuramente un team ma... Con pochissima esperienza, perché mi ricordo ad esempio Daniele Vacante, che penso fosse alla sua terza gara assoluta. Penso avesse corso a Torino e Modena o Milano e Modena. Quindi ci aveva da imparare, infatti, ha progredito tanto tra le prove e la gara. E anche gli altri due ragazzi con noi erano uno alla seconda gara e un altro aveva qualche gara in più, ma era un ragazzino molto giovane, avrà avuto sui 16 anni, che girava tra l'altro abbastanza bene. È stato, è stato divertente confrontarsi nella track walk, cercare di portare quel minimo di esperienza che ho e trasmetterla a loro sulle linee da apprendere, quale curve cercare di affrontare in pieno e quale magari sacrificare un po' in entrata e privilegiare l'uscita. Insomma, cercare di spiegare tutti questi dettagli è stato comunque divertente. Ovviamente non avevamo pretese di classifica, ma solo di divertimento e di provare una pista nuova. Ecco, quello lo avevamo già messo in conto. Certo. Andre passiamo alla finale perché no, aspetta aspetta che... aspetta perché di, di aprile c'è un episodio che non abbiamo, <ride> non abbiamo ricordato ah. ma che coinvolge in modo diretto un po', un po troppo diretto il nostro Simone <ride> e, e, e penso sia il record cioè a meno che non sia stato superato poi più avanti e... no <ride> non lo è stato non lo è stato no, il record è no, ok è vero, è vero. Raccontalo tu, Andre, che intanto cerco delle foto. Beh, allora io stavo cercando di andare a riprendere il momento esatto dell'impatto, ah, ma non riesco a trovarlo. Allora. allora, intanto racconto. Ehm, praticamente al primo giro, eh, arriviamo al… dopo, di, di, allora, diciamo che c'è un lungo rettilineo, poi c'è un tornante sinistra, no? E questo tornante, il buon Simone Bergamaschi, che ricordo era i, i impegnato in Larus, anche lui, team inedito, no Simone? Sì, sì, eravamo tutti individuali e gli altri ragazzi avevano, penso solo uno avesse fatto qualche gara, gli altri due non avevano mai corso. Arrivato ultimi, tra l'altro, no? arrivando eh. ultimi, non parli, ultimi. Ehm, con il buon Bergamaschi alla guida, fa per girare a sinistra e si, e si trova... Speronato a dir poco dal buon budita Daniel su e gara. Insomma, la Carteram esatto era stata una buona partenza. Vanificata da questo ardito tentativo, i came like a torpedo proprio. No? Per, Raccontaci eh, le che... sensazioni, <ride> è, è esattamente così, tra l'altro. R raccontaci le sensazioni in quel momento, che cosa hai provato? Qua, è il hai provato, momento dell'impatto, stato... eccolo qua il colpevole che ci scrive. Eccolo lì, esatto. ciao Daniel, ciao, <ride> vai vai. No, è, stato, è stato strano Più che altro perché era completamente inaspettato. Cioè, non è la prima volta che, che mi prendono, non così forte però. <ride> diciamo che ci sono situazioni in cui ti aspetti che possa succedere lì. Io proprio non me l'aspettavo per niente perché non, non vedevo nessuno tanto vicino. Stavo preparando la curva e a un certo punto ho sentito questa botta fortissima. Tanto che si vede dal video che praticamente arrivo quasi sul, sui cartelloni bianchi là, non so cosa ci sia. E sento questa botta. Tanto che subito pensavo anche di aver preso proprio un colpo di essermi fatto male, poi in realtà non mi ero fatto niente. E, niente peccato solo che si è rovinato il kart sicuramente si è, non so, piegato qualcosa perché poi a fine gara andava sempre più piano quindi è stato un peccato non, non poter, cioè al di là della partenza, non poter correre tutta la gara, soprattutto su una pista che non conoscevo e cercare di fare un po' di esperienza, anche capire magari l'ultimo stint con Vale, come potevamo giocarcela e invece niente però ecco. fa parte delle corse fa parte delle corse via, allora ehm, il video, allora è stato il primo caso di VAR nel campionato sì. dimenticato, ma non l'ultimo, perché c'è stato, ci sono stati anche um, altri casi su, soprattutto su Milano che hanno, che hanno richiesto l'intervento del Var. Tra l'altro, voi non avete nessun, nessuno di due ha partecipato in quel di Martina Franca uh, Martina Franca. Vi è piaciuto. Valerio sapendo come com'è andata la gara e le varie vicissitudini <ride> con diversi guasti ai kart non lo so se mi è proprio dispiaciuto ecco da una parte rimane la curiosità di provare una pista nuova e dall'altra dico beh tutti quei chilometri e poi trovarsi magari su tre ruote ecco forse è meglio tra l'altro sulla pista di Martina Franca è stato dato un annuncio poco fa. Matte, vuoi, vuoi commentarlo? Ma sul, quello, sul nostro gruppo? Sì, esatto. Allora, sì, eh, lo sapete. la ecco qui, il motor di... talks a caso. Sulla... Va bene. Ah, sì, è per dopo questa foto in realtà. È per dopo, va no, bene. Ho, ho sbagliato, ho sbagliato. E, tra l'altro, <ride> cosa volevo dire? Ah, sì, Martina Franca. Non sarà del campionato il prossimo anno. Ma perché? Perché abbiamo deciso di fare in modo che il calendario del prossimo anno, che in realtà è un calendario che Andre sappia ancora in divenire, eh? eh lo sappiamo, lo, lo sappiamo, non, no, no. non con... lo sappiamo nemmeno noi. Ce lo sa solo Matteo quello eh, che no. sta facendo per il prossimo anno. Voi rendetevi Questo. conto, nelle mani di chi siamo, <ride> di una persona frizzata in, in, in chiamata. E praticamente eh, abbiamo deciso di fare in modo di tenere un calendario logisticamente più compatto perché dati alla carta sebbene Martina Franca è un bell'impianto per carità di Cristo e al doppio dei chilometri di, di, della tappa più lontana che in quel momento è stata Aprilia e dunque è una tappa molto scomoda mol, e eh, tanto scomoda che ha Convinto molte squadre a non fare tutto il campionato, no? e, e, per, e, e anche le squadre che hanno fatto tutto il campionato, Osella e Copersucar, ci hanno detto molto, molto gentilmente che per fare questa tappa sono stati fatti dei bei sacrifici, no? E visto che noi, vo noi vogliamo continuare a essere un campionato accessibile, abbiamo dovuto, per questioni prettamente logistiche, scegliere di non andare più a Martina Franca. Che ne pensi, ah, uh, pensi Andro? Che ne pensi? Intanto io esco un secondo e. Esci, esci ecco, infatti. Guardi, lui lancia le bombe e poi sparisce. Come... Eh, allora, eh, l'anno allora. prossimo sarà un, un calendario più, più compatto, è vero, però questo ci consentirà anche di di sperimentare un po' di più, di avere più tempo di preparare le cose. Perché uno dei problemi di Martina Franca è stato appunto il viaggio, dover andare il giorno prima, e dover metterci a preparare tutto, dover fare anche noi del, <ride> della, della direzione gara, cosa che non dovremmo fare. Ma va bene, sì. questi sono altri dettagli. Eh, però abbiamo, alla fine del primo campionato è stato creato un gruppo con eh, i fedelissimi del campionato dimenticato proprio per andare a migliorare ancora di più l'esperienza la, la, di gara. E questo penso sia molto positivo, anche perché comunque è, è un investimento che chi viene a correre fa. E quindi, dal, dal canto nostro, deve esserci l'impegno maggiore possibile. Spero, spero che questa cosa si, si, si percepisca. Eh, però insomma, è... nel nostro interesse è creare un evento dove tutti possiamo divertirci al massimo e, e quindi per farlo abbiamo bisogno anche di, di tempo. L'anno prossimo sarà molto difficile, come dicevamo, per eh, problemi di calendario nostri. Eh, dovram... Dovremmo probabilmente spostare una tappa al venerdì del Gran Premio di Imola. Per cui... Vabbè, ma lo venerdì possiamo è... dire, dai. La possiamo, possiamo dire, dire. Quella, sarà, quella sì. Per sarà anche perché è una tappa bloccata, quella lì. È la tappa di Modena, ok? Se non succede niente in, in, in termini di variazione di calendario, uh, uh, questa cosa e sarà sicuramente il venerdì, perché per, per, c'è Imola sabato e domenica, dunque venerdì 17 maggio, e, e dunque la tappa sarà fatta per... Aggregare la logistica di maggio a, sia nella gara del campionato dimenticato, sia nella gara della, della Formula 1. Anche perché sarà un, un, un mese che ci, ve, che ci vedrà impegnati in tanti fronti, anche eh sì. extra, anche extra canali. Insomma, esatto. se, se potete di venerdì siamo ben contenti. <ride> Ma parliamo della finale, ne, ne vogliamo parlare. Ecco. Con intanto le foto di Simone Bianchi, che vi proietto in loop. Dunque, ah, eh, sono le foto scattate da Simone Bianchi. Sì. Tu, Simo, non c'eri, se non sbaglio, alla finale, giusto? Aia. Simo, che non ti si alla sente Alla all finale no. Eh sì. Vai, vai. Intanto. Finale che ha tanto da dire, eh. Finale tanto che... da dire, Io partirei dai, dai test segreti, Valerio, tu che sei stato uno dei esatto. protagonisti dei test segreti prima della finale. Che belli. <ride> <ride> Dacci la tua versione, non aver paura. Ma, eh, io continuo francamente a non capire più di tanto il reclamo, ecco perché dipende anche un po' che squadra reclama ti arriva un reclamo per aver provato la pista da una squadra che ci ha fatto una gara in reverse la settimana prima e che ha fatto due giorni di prove su ogni pista tra cui ad Aprilia insieme a me come l'ho fatto a Rozzano con la Copersucar l'ho fatto ad Aprilia con loro quindi quando ho sentito il reclamo per questa prova mi è suonato un po' non ti dico una presa in giro però sono rimasto un po' spiazzato abbiamo saltato come penalità le prove libere pazienza tanto non è che sia un grosso problema non avevamo noi tra l'altro niente da giocarci in classifica eravamo solo lì per divertirci insieme quindi va e bene però, così comunque avete portato l'Andrea Moda a un dignitosissimo posto in classifica eh Avete eh fatto sì. una squadra di All Stars e ha pagato. Eh sì, eh, ma... vai, 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 vai. No, no, la... è stata una bella gara, siamo andati bene, tra l'altro anche un pelettino meglio di quello che mi aspettavo. Io pensavo tra il settimo e l'ottavo posto, invece abbiamo chiuso quinti con un bel passo, quindi molto soddisfatti del risultato. E molto soddisfatto d'aver partecipato al campionato e d'aver assistito alla crescita di Simone Bianchi, che lui non aveva mai guidato praticamente un kart. E seguendo voi e il campionato si è ritrovato a correre tutte le tappe e avendoci fatto insieme sia la seconda sia la sesta, ho anche visto come è cresciuto anche a livello di guida. Certo, che tra l'altro Simone Bianchi in queste foto non appare mai in quanto le, le ha fatte lui con una fotocamera a floppy disk. Ed è per questo che la definizione è così un po' risibile. Io eh, è ogni po volta Simone Bianchi arriva alle nostre tappe e si porta, ci porta un, una fotocamera del, del, del Preistocene è incredibile! Potrebbe fare foto anche con una macchina da scrivere Olivetti, lettera 22, cioè, lui è capace di tutto. Vi faccio un'anteprima, questa la posso dire: il prossimo anno Simone Bianchi verrà alla prima tappa del campionato dimenticato con una Game Boy Camera. Bellissimo, Game Boy Camera, dunque io allora vorrei, vorrei rompere gli indugi. Simone, parliamo del campionato del prossimo anno. Il DKT come, come si pone rispetto esatto. al campionato del prossimo anno? Esatto. Chi lo vuole Dica dire? sarà nel campionato del prossimo anno eh. e. Eh, con quale scuderia, non vuole scuderia. Eh, ma diciamo, intanto c'era qualcosa qua dietro di me che poteva essere un suggerimento. Eh, effettivamente, ah, no. sì. Effettivamente, sì. Eh. Cosa ci stai per dire? Attenzione, reveal. Never forgotten mm -hmm. e lagga proprio in questo momento di uh, uh. DKT. Arros mannaggia ragazzi annuncio primo anzi secondo annuncio ufficiale perché prima ce l'hanno fatta la Copersucar sarà Arros Arros il secondo, la seconda scuderia dimenticata del prossimo anno e la porterà la DKT Arros confermata Arros confermata c'è anche, tra l'altro, le voci parlano di un principe nigeriano che avrebbe subito tentato di sponsorizzare la scuderia. Eh, e adesso vedremo come andrà poi questa, questa situazione <ride> particolare. Perché Larros, vale? Ma eh, diciamo intanto è una delle scuderie con cui sono cresciuto, perché avendo cominciato a seguire la Formula 1 intorno al 94-95 i miei primi ricordi veramente nitidi cominciano ad essere quelli del 97-98 e la Arrows di Demon Hill con il numero uno, l'unica Arrows della storia con il numero uno mi è subito rimasta impressa anche come l'idea eh, sì. e per la gara di Ungheria quindi mi è entrata nel cuore. Poi, nel susseguire delle stagioni, ha tirato fuori delle macchine magari non velocissime. Ma esteticamente, da bambino, era impossibile non innamorarsi di quelle Arrows. Come quella del 98 Total Black era una cosa spettacolare. Ma anche quella dei primi anni 2000, marchiata Orange. Poi, crescendo, ha cominciato anche a studiare un po' di più la storia e vedere comunque la pole di patrese a long beach anche quella sono cose che che ti segna una polla di un pilota italiano come patrese una delle prime se non forse la sua prima ti segna Simone, eh sì. invece tu simo no simonato sono... No, io sono molto contento della scelta. Poi avevamo visto anche che tutto sommato i colori tornavano un po' con quelli che sono i nostri colori, e quindi, diciamo, veniva bene anche l'abbinamento eh, di questo nome, DKT Arrows, e un po' come abbiamo fatto quest'anno a Modena con la Forti, cercheremo di fare la stessa cosa, però, in tutto il campionato. Caspita! A questo caspira. punto ce lo facciamo tutto. Aia, bisogna cercare aia. di tirare fuori i risultati in tutte le piste bellissimo, bellissimo, bellissimo allora um, vi chiedo una cosa secondo voi il campionato dimenticato 2024 alzerà di tanto il livello della contesa sportiva rispetto a quello del diciamo passato del 2023? sarà molto 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 tosto a vedere i nomi che circolano le squadre che sembrano interessate i risultati della finale perché se si ripresenta questa fond metal sarà non un osso è un cliente tosto ah, sì. tra eh, l'altro sì. eh, domanda al brucio torta caghi o pedro paolo diniz <ride> Io vado sempre su, sui Kamikaze Giappo. Ah, bene. Timo, tu ora o Pedro Paolo? Eh, a questo punto. E, e non questo microfono, io lo getterai nel cestino. <ride> non lo so, non capisco perché mi si muta. No, dicevo a questo <ride> punto, sono. Cioè, Vale mi mette in difficoltà perché anch'io lo volevo scegliere, però a questo punto devo scegliere se sceglierlo apposta, diverso da Vale. Cioè, solo perché ha scelto lui. Quindi scegliere Diniz eh, oppure no. Però... Io però considerando Aprilia come gli è andata la gara ci sarebbe effettivamente anche un altro pilota dell'Arros sempre fermo da poter scegliere, no? Buon, <ride> effettivamente, uh, sì. And... Ci anche se la sua avventura all'Arrows non andò proprio come, come si aspettava, <ride> però insomma. Ma poi allora, intanto segniamo: ora uscirà sia sul canale ufficiale Telegram che poi adesso vi metto il link in chat, così po po potete seguire tutte le info sul campionato. Ma là, mh, anche sulla nostra pagina Wikipedia potremmo inserire i primi due nomi delle scuderie annunciate, vero? Copper, Sucar e Arros. Dunque, dal campionato 2024 passiamo brevemente alle note di colore, perché tu sai, Andre, che certo. la, il DKT e le varie sue scuderie nel, uh, nell'anno 2023 hanno creato una linea rosa in questo campionato perché è proprio dal DKT che è arrivata la prima coppia ufficiale formata <ride> grazie al campionato dimenticato e noi di questo ci compiacciamo moltissimo allora però raccontateci voi come è andata perché è, una, è un, un, una storia che io so ed è molto bella ma è bello sentirla da chi l'ha vissuta in diciamo prima persona Faccio a Berga l'onore di raccontare che è il più vicino geograficamente Simone. vabbè. No, diciamo che in realtà è nato tutto proprio la sera del campionato dimenticato quando noi abbiamo vinto la prima gara. E, lì, in questo caso parliamo di Simone e eh, la sorella di Mattia Letizia, e, lì si sono conosciuti. Poi, insomma, la storia si è evoluta durante qualche mese e. Prima che finisse il campionato tutto è diventato ufficiale. Oh, che bello, che bello. Eh, dunque si può dire che non, non ci sono solo certi postulati sul campionato dimenticato, ma anche altri, <ride> po altri postulati, ovvero il campionato dimenticato crea delle coppie. Dunque, mi raccomando, tanto... Tinder, ma che Tinder, venite al campionato dimenticato, anche voi ragazze, voi ragazzi, tutte, tutti vi aspettiamo. Venite e aspettiamo. Esatto. Tutto, Tut, tutto, esatto. Noi siamo molto inclusivi. Allora, um, che si può dire altro? Vabbè, uh, che si piccolo, può dire? Oh, piccolo... bisognerà vedere appunto se questa Arrows alla fine del campionato verrà riciclata per il 2025 sotto nome Super Aguri a questo punto, perché è vero. se sappia sappiamo <ride> tutti come è andata la storia, no? Eh sì, è vero, è vero e quindi ma... la presenza stessa di un Arrows mi esclude una Super sa, chi lo sa chi lo sa vedremo, chi, chi, chi lo sa? vedremo. tra l'altro la... non sarà l'unica scuderia dimenticata nuova ma sul resto No, ce ne sono altre. Ce però ce sono per l'Arus no. cercheremo di avere anche dei, dei messaggi di incoraggiamento di Pedro Paolo, eh, sì, di Pedro Paolo Diniz, bisogna andare fino alla fattoria in Brasile. Eh, però di Heinz Aralfrenzer magari è più facile, dato che ci ha già risposto su Twitter dicendo che non vuole avere interviste con noi, però insomma ci ha risposto, quindi magari una <ride> un, eh, un eh, messaggio eh. di incoraggiamento riesce a darcelo, che ne sai? Mi raccomando ragazzi, la creatività è eh, da... ah. Avete già qualcosa in mente? Abbiamo già studiato diverse cose. Siamo già pronti con il tema per tutte se, e sei le gare, se saranno sei. Vabbè, ragazzi, ma di cosa caspita, stiamo parlando? Ah, caspita, attenzione qua! È una dichiarazione: la competizione si, la competizione alla... si fa fiera la competizione si va fiera, anche una dichiarazione alla Simtec che quest'anno prossimo anno mi pare di capire che se tornerà, tornerà con grandi evoluzioni dal punto di vista creativo eh. io la vorrei diversa ma credo vi potrebbe minacciare <ride> di lasciarvi in tangenziale ad un, ad un, ad un benzinaio ecco. ma qual è la cosa ragazzi che vi è piaciuta di più di questo campionato dimenticato? Simo e poi Vale, dai così noi vediamo se va al microfono. Sì, sì, adesso <ride> dovrebbe andare. Perfetto. Eh, beh, sicuramente un po' come si è evoluto il tutto, perché vabbè, sono sincero, io all'inizio, quando era marzo, avevo anche pensato di iscrivermi, poi non avevo ancora il team, quindi non l'avevo fatto, eh, col senno di poi lo avrei fatto, perché è stato veramente bello come si sono creati i rapporti all'interno del campionato, io ho fatto solo due tappe, però... Mi è bastato per capire quella che era l'atmosfera del campionato, come due squadre si sono trovate a lottare fino all'ultimo giro dell'ultima gara, eh, anche come siano andate a darsi battaglia da Torino a Martina Franca. Secondo me, questa è stata una cosa veramente unica di questo campionato, ne parlavamo anche con Vale mentre andavamo a Torino in macchina che ci sono tanti campionati di kart in Italia, ma il campionato dimenticato ha questa particolarità, è un campionato che coinvolge tante regioni diverse, piste completamente diverse e poi c'è la storia della Formula 1 nelle squadre, nella creatività dei, dei team che è qualcosa di unico. Vale? Direi che Simone ha detto praticamente tutto perché una delle prime cose che ti rimangono subito impresse quando vieni alla gara del campionato dimenticato è il paddock. Sei in mezzo a gente che come te respira respira eh, aria di motori, diciamo dalla macchina alla sera, perché sono lì sia per la passione per il kart, sia per la passione per la storia della Formula 1. Abbiamo visto delle cose pazzesche la Simtech con lui che ha portato praticamente delle vere e proprie riproduzioni del box Simtech abbiamo visto la Osella che si è portata addirittura all'ultima gara un kart ricarrozzato mia, come la Osella cioè della roba pazzesca anche solo venire e vedere lo spettacolo dei box è già un divertimento poi, vivendo insieme a questi ragazzi per 3, 4, 5 ore durante le gare, si sono anche venuti a creare dei rapporti d'amicizia che vanno avanti, come detto anche in apertura, ancora adesso, tutti i giorni su WhatsApp o per mettersi d'accordo, magari, ma la facciamo una gara insieme, o semplicemente una ricondivisione magari di un. Di un articolo che avete messo voi o di un meme a tema cart si sono venuti a creare questi rapporti qui. Grazie alla passione del campionato dimenticato. Infatti, è una cosa sì, che poi è... si è riflettuta nella gara finale, dove eh, appunto proprio da voi è venuta l'idea di fare correre l'Andrea Moda con eh, una, un team formato da ragazzi che si sono conosciuti nel corso del campionato dimenticato e sono diventati. Eh, compagni di squadra praticamente eh, è stata una cosa molto molto bella che abbiamo apprezzato tanto anche perché ci ha tolto un'incombenza che era quella di preparare la gara di Milano per la quale eh, stavamo impazzendo e quindi la, la, la leggerezza di non dover andare a, a rimettere in vendita dei posti ma sapere che c'eravate voi che insomma avevate corso tutto il campionato e, e ed eravate pronti a prendere in mano la nostra Andrea Moda è stata veramente Qualcosa che ci ha, ci ha veramente tolto una grande soddisfazione. No, cioè ci, ha, ci ha dato una grande soddisfazione. Cioè, ci, ci, cioè, grande... ci siamo tolti una soddisfazione, nel senso. No, L'ho detta, eh. detta male, però eh, il concetto è questo. Intanto, annunciato ufficialmente l'entrata. Via. Via, non perdere siamo... Ah, ecco, invece, ragazzi se doveste dire una cosa che cambiereste eh, rispetto a quello che avete vissuto nel campionato 2023, quale sarebbe? Sempre prima Simo e poi Vale No, Fendere prima Vale perché ci devo pensare un attimo, ah, ah, lui ha fatto <ride> più tappe quindi ne ha viste di più Ma eh, Sinceramente anche non saprei perché grandi cambiamenti non credo ci siano da fare c'è giusto da limare un po' I dettagli, come è sempre normale che sia. Dopo una prima esperienza, cerchi sempre di migliorare, però ecco, non ho visto grandi criticità, sinceramente. Anzi, cioè, per oh, essere man. il primo campionato, secondo me, anche è andato molto meglio di quelle che potevano essere le aspettative, perché le decisioni sono sempre state puntuali e precise, il divertimento in pista c'è stato. Non ho mai visto grosse scorrettezze, ma solo errori, come è normale che sia tra dilettanti. Quindi direi, non cambierei quasi niente. Uh, lusingati. E più di così, ragazzi. Io, uh, vabbè, sono senza parole, perché è, 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 è chiaro che se non si cambierebbe niente, vuol dire che il buon lavoro c'è stato. però se posso dirlo, anche grazie ai consigli di Valerio, di, del signor Ammirati che ci segue in chat, di lucresti e e del buon Lucio Fogeglia, stiamo cercando di rimare su questo gruppo di studio, perché io l'ho chiamato gruppo di studio, quelle che sono... cercare le migliorie, no? E, ed è sta venendo fuori, posso dire, un campionato dimenticato 2024 che speriamo sia... All'altezza delle migliori aspettative di chiunque Andrea. Eh? Io... Speriamo, speriamo, eh, noi ce la mettiamo tutti, certo, certo, certo. Allora, io non ho più altro da chiedere se vuoi fare qualche domanda, tu? Io Andrea, direi che possiamo andare tranquillamente in chiusura. È stato un piacere avervi i nostri ospiti. e Insomma, l'appuntamento è sulle piste da marzo 2024. Certo. Eh, per quanto... ah, attenzione, <ride> hai detto marzo del <ride> 24 è, 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 è un annuncio anche questo. Dunque il campionato comincia Ma sì, ma è, marzo, allora, marzo, ragazzi, 2024. la Formula 1 comincia a marzo. Eh, C'è cioè, poco marzo da 2024. dire: 2024. marzo 2024. Da che mondo è mondo, 2024. la Formula 1 comincia a marzo. Eh, <ride> e eh. per quanto riguarda le live, ci vediamo domani qui per Formula One Manager 2 e mezza eh, per bestemmiare un po' assieme con la nostra Andretti Cadillac. Oh. No, sì, sì sempre Vai. nel rispetto di. Questo. Sempre nel Cristo. Comunque co come citando egli le storie, tese, citando le storie tese. Comunque va bene. Vale Simo. Io vi ringrazio tantissimo. Siete stati gentilissimi. e Ancora tanti auguri al nostro direttore, Grazie. Gatti, Andrea. Grazie a voi. <ride> auguri Andrea e niente, ci vedremo a marzo. Sperando subito in un buon risultato. Dai. Alla, sarà prossima, allora. sarà bella. Alla prossima Alla <ride> prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao.